Voi mi comprendete, è vero, però aiutatemi a capire. E come si fa ad abbandonare una persona? Come si fa ad abbandonare la propria famiglia? La propria casa? Tre mesi di ritardi, ancora 3 mesi! Lo so, però io ho avuto dei ritardi nei pagamenti. E non puoi chiederli in prestito? No! Non posso più, e lo sai molto bene, non posso né qua né altrove. Io voglio conoscere la vita, voglio vedere la ragione. Stare qua, tutti e tre legati alla catena. Basta! Basta, ti prego, basta! Insomma, tu sai tutto, hai detto bene. Allora che cosa vuoi da me? Non costringermi a fingere ancora, io non riesco più a mentire. Tutti sanno in me una cosa che io non so. Ma signora, gli altri vedono in noi quello che noi non vediamo. Mettiamo in chiaro prima di tutto una cosa. Tu gli vuoi bene ancora? Sia chiaro, i tuoi problemi personali io non li voglio qua. Fuori fai quello che ti pare, ma fuori. Qua per i tuoi problemi non c'è spazio. Sono le parole degli altri, vero, che ti fanno paura? È per questo che non te ne sei andata. È per questo che non vuoi che io abbandoni la casa. Tanto l'hai già abbandonata. No, però io non sono stato dove tu non credi. Non mi interessa sapere dove sei stato. So che la tua casa è da un'altra parte. La mia casa? Sì. La mia casa? Tu vuoi veramente troncare questa relazione? La verità? Sì. Sì. Cos'è una famiglia? Voi lo sapete, perché io non so più dirlo. Forse è comparire sullo stesso documento, no? Fare le vacanze al mare insieme, i natali, i compleanni, i funerali. No, forse è essere legati da vincoli. Però quali sono questi vincoli? Bisogna definirli. Ma non capisco più. Che ci fate qua? Io non capisco. No, piano! Piano, io voglio uscire! No, scusatemi! E parliamo chiaro. Sì. Ma davanti a tutti. Tutti chi? Tutti gli altri. Mi schiacciate! Mi fate male, ma voi chi siete? Che cosa volete da me? Via! Via! Vattene via! Via! A mia! A mia sto spettacolo mi rivolta! Io me ne vado!